Ma bella ragazzi e benvenuti all'episodio 29, qui sempre Made in FIFA lì con Picchio da Zoe Spike. Bella. Si va avanti con il fantastico Siena che è sedicesimo. Una grande squadra. Fantastico. Ah. Ma non dobbiamo sottovalutare il computer che con quelle più scarse può fare le cose più strane. Si andrà a giocare questa partita, penso, con le riserve, sa, perché dopo Sì, c'è il c'è Milan. il Milan in Coppa Italia e quindi bisogna ottimizzare. Gli mancano tre giocatori fondamentali. Beh, è vero, Beh, per loro sì, tanto sì. Reginaldo, Sì, va che c'è un costretto subito. sul calcio d'angolo, poi allungato c'è Seppellini, Seppellini in controllo, Seppellini contro Rubin, lo ubriaca con un po' di finte, il gran cross dentro, lo stop di Varane, la conclusione ribattuta, Guidetti, ribattuto ancora, Guidetti! John Guidetti. John Guidetti, porta in vantaggio, e le capriole di Pisano. Sempre pronto quando si deve segnare, ragazzi. Che Un grandissimo poi giocatore. Varane va tirato. Eh sì, Il grande, francese. grande Seppellini qui subito. Ancora il Cagliari che vuole chiudere la partita con Jesse Rodriguez sulla fascia destra che se ne va. Jesse la mette dentro, l'errore della difesa e poi Pegolo, Pegolo. grande parata. Poi Jesse Rodriguez, il cross dentro sul calcio d'angolo, non esce il portiere, attenzione Varane, allontanato Seppellini, va Pablito. Seppellini come al solito palla Quando alta sopra la non è traversa. sotto Quando porta. tira da fuori aria è sempre così. Poi Cesare Rodriguez se ne va con una gran giocata. Cesare Rodriguez, Pegolo Pegolo con di l'ascella. costole, sì. Compie il Tanto ammonito miracolo. della Fiore. Della Fiore, sì. Ci C'era tutto. stavo. Calcio d'angolo. Cesare Rodriguez dentro ancora. Colpo di testa e Pegolo. Pegolo si salva in angolo. Ancora Cagliari, un primo tempo strepitoso. Va Guidetti, Guidetti, Guidetti. Cross step stupendo e poi Avelar, ancora ma Pegolo Pegolo. che salva ancora. Il Siena lo tiene vivo. C'è Pisano, 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 Pisano. All'indentro Pisano. Che gol all'indentro. All'indentro, vabbè, ti hanno Intanto capito. rimane ammonito della Fiore in alto a sinistra Sì, nel tempo sta 20 minuti. bug. Comunque grandissimo qui all'indentro Pisano e poi il piazzato da disturbato 2 a Stavolta 0. Pegolo non arriva. E Questa è una delle attenzione, fantastiche azioni del Siena. ecco, questo è il grande Siena. beh, quando manca Ha Reginaldo fatto succede questo davvero poco. in tutto il primo Dice tempo. se in mezzo Che Seppellini. sbaglia subito un gol all'inizio della Prima li ripresa. faceva tutti questi. Attenzione qui, grande giocata per Calaiò, Yo, Calaiò, il Calaiò. piazzato Tocca due sotto il palloni. 7 E di Calaiò. uno lo trasforma in oro. E allora il Cagliari non ci sta, cerca la reazione subito. Pisano sulla fascia in avanti, vede Jesse Rodriguez, va l'ex Real Madrid dentro per Seppellini, grande palla per Guidetti. Guidetti, Guidetti dentro, Seppellini controlla la rovesciata, il Il palo a palo! No! salvare il Siena. Seppellini Che show! giocata. Ancora Crispino, ne è entrato, Crispino non ci arriva. Attenzione, Attenzione, grande Seppellini, pressing. Seppellini, Niente, non è Seppellini! giornata Non è la per lui. sua partita, ma attenzione a Cesare Rodriguez che cerca qui la grande palla per Crispino, 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 ragazzi, Crispino, Crispino, Crispino. Crispino, Crispino, ad un passo dal gol. Ancora acerbo, ragazzi. 90esimo, Crispino ancora, palla meravigliosa, Cesare Rodriguez Fuori. fuori. Mamma mia, che sfortuna l'attacco in Ma Cagliari. che Crispino, ragazzi, tutti a prenderlo per il culo, ma gran Se finale. finiva 6-1 non Ancora c'erano Della problemi. Fiore nel menù ammonito, ma è 2-1 con le riserve, tre punti Sì. fondamentali per la corsa allo scudetto e qui si va a giocare una partita importantissima contro il Milan nella semifinale di Sì. ritorno di Coppa Se Italia. notate, Della Fiore è sparito perché Proprio dovuto giustamente la riavviare console con la console. FIFA, perché sennò rimaneva il bug. L'andata col Milan era finita 2, Al no, momento 3 a 2 noi. 3 a 2. Beh, quindi 3-2, un ottimo risultato, nessun, Sì. anche se abbiamo subito due gol in casa, quindi loro con 1-0 si qualificherebbero, però l'importante è impegnarsi in tutte le partite e quindi dobbiamo sfruttare la fortuna di aver potuto mettere le riserve prima, Ma intanto qui intanto facciamo faccio vedere vedere l'epilogo del nostro squadrone. che continuano a salire tutti quanti. Burkic è neanche arrivato, è già un Già più due. mostro, Varanna sta per salire. un altro mostro. Poi c'è Sì, 20 anni, quindi consigliatissimo, una bestia. non si sa come hanno fatto scegliere Okoare. L'uomo che prende tutti i palloni di testa a Story. Poi vabbè, Ariaudio che è Ariaudio tutto è un verde grande, nelle cose è un grande giuste. Ariaudio. Fa
fa il suo. L'Albino, vabbè. Bekdal messo là davanti alla difesa, è ottimo. Varrin, vabbè. Anzi, voglio dire. Fanrain, come dire, sulla Rai. Rai. Poi Obi e Barbo. Vabbè, il mondo e poi colorato. Soprattutto lui. Il fenomeno. Benziati, dolari, perché dobbiamo pensare, è infortunato, il fenomeno. Robertino. Il fenomeno, poi Murro, la giovane promessa. Jackly, vuol dire. Vabbè, Seppellini che sale a bestia, Cesè è fenomenale come guidetti, dovrebbero giocare molto di più, ma purtroppo abbiamo troppi giocatori forti. E guardatelo, il fenomeno è appena passato, cioè rimane lì. Ameda, Ignifugo Martinez, sempre rotto, Conti, Sertic. Grande acquisto, 2007, ribadiamo. Sale tantissimo. So che doveva rientrare l'infortunio. Allo stato puro. Intanto c'è la Cross in televisione. Ragazzi, non perdetevela. Hamilton a New York. Grandi partite. La poi c'è ancora Pisano che è rimasto. Grande, grande riserva. Nel frattempo il gol del New York è una bomba fuori aria. Qui sì, la Cross Pro. Sapevo che l'ESPN facesse vedere le partite di lacrosse. Vabbè, la Major League Lacrosse. Sì, me le registrerò tutte. Dopo questo siparietto curioso, vedere giocatori. Oh, lo scatto! Fuori. E adesso si va tutti a Milano a giocarci questa partita fondamentale per arrivare in finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Tutti i titolari, ricordiamo Benzia titolare ancora. Allora, io manca Cerbi. Che su questo gioco è veramente bravo. Eh sì, intanto qui parte subito il Cagliari, fortissimo, con Benzia, largo per Ibarbo si la gioca, ritorna indietro, poi va con una gran giocata a saltare Abate, Ibarbo! Vi dico solo che Abate sarà protagonista più avanti. Ignazio. E ancora Razalgul, la bella Madonna. Cerca un gol, vede solo lui. Poi si va al secondo tempo. Primo tempo molto povero. Poi qui Barbo. Si rialza uno da terra. Barbo, c'è Strasser che si è appena rialzato. Ma Barbo continua a giocare. Contrabbate. Barbo dentro, grande palla. Lewandowski. Non è Seppellini. E lui 50 subito. Minuti di nulla e poi ecco il gol. Più qui Abate, palla strepitosa per Lewandowski ribattuta e calcio d'angolo. Grande Abate. Da quest'angolo ci va Benzia. In the box, colpo di testa, poi allontanato. Ancora il barbo all'indietro. Nainggolan di Bacher Amelia. Ma ancora colpo di testa di Astori e la parata. Strano. Di Super Amelia, poi ancora Niang, infortunato, che gioca dietro per Montolivo, ancora Montolivo, prestatissimo. Che palla per Abate, che palla rovesciata, ragazzi, incredibile. Guardate cosa fa anche qui Abate. Fermona, il cross dentro, colpo di testa. Abate, di prima! Abate, che palla strepitosa, e poi la tiro addosso a Barkic, e poi Montolivo ci grazia. Montolivo col mancino cerca un piazzato un po' esagerato qui, grandissima Montari, palla, e poi ancora Barkic e Carmona, secondo palo Niang, e il salvataggio sulla linea di Astori. Mamma al mia. 90esimo, poi Barkic si prende calcio di rigore. Spike fa una cosa bella, poi dopo una cosa brutta. Ma che cos'è? Ma non era rigore. No, a parte non era rigore, però ho capito, ma uno cazzeggia un pochetto. Va pazzini, si passa 1-0, siamo passati. Cioè, pazzini. Vabbè, ma che la classica freddezza del rigorista. Vabbè, il Cagliari vola di nuovo in finale di Coppa Italia, secondo anno consecutivo. Vabbè, voi vedete a vedere corsi a cavallo. Attenzione, la finale con l'Inter. Dopo una milanese anche l'altra. Dopo aver battuto la Juventus, tracciato il Chievo, fatto fuori il Milan, adesso addirittura l'Inter. Ci aspetta il Bologna. Ultimo classico Bologna. Speriamo che sia una partita buona. Ultimo, no. C'è il Bari. Ha superato il Bari. Certo. Ventesimo, io ho scritto 20. Ma dai. Non sapevo che c'erano 21 in Serie A. Vabbè, magari 20, 14 punti. T'ho detto l'altro episodio che il Bari saliva. Sarebbe ripreso. Attenzione, il Chievo. Tanto vabbè, queste sono le amichevoli che non ci interessano. No. Tanto da qui al mondiale c'è ancora tempo. Adesso il Bologna, il prossimo appuntamento in Europa ci sarà. E quindi, visto che dopo c'è il Benfica, di nuovo riserve, perché segnatevi questo nome, Roger Carvalho. Perché comunque non dobbiamo lasciare
Nulla al Benfica, ma il Bologna parte subito forte. Ottavo minuto, Morleo dentro, colpo di testa, poi rimane lì Diamanti, rete, fuori gioco di Diamanti che ci riprova subito. Alessandro questo ti fa capire che è partita De Camargo, male. De Camargo, infatti, lasciato solo Pulzetti, che si sa, ed è 1-0 per il Bologna. Cagliari, ancora Velar dentro per Seppellini, va Pablito dentro per Sertic, palla fuori. Momento di difficoltà per il Bologna. In questo momento c'è un grandissimo Guglietti che se ne va a servire José Rodríguez. Agliardi, gran parata. E allora Benzia a battere l'angolo in the box, pallone buono, colpo di testa, pallone di Manelli, Murru all'indietro, Sertic, ancora Agliardi, va Guidetti, stacca Agliardi, che portata. Secondo tempo, si parte subito, 45esimo con Seppellini che cerca la giocata, la trova su Benzia, il tiro a giro, Agliardi, pronto, sempre pronto. Attenzione però al Bologna adesso che prova l'affondo, ancora più grande sovrapposizione, Diamanti, che giocata. Patland, la gran parata dal calcio d'angolo, ancora Diamanti, ancora Alessandro Diamanti, il cross dentro, colpo di testa, palo, e poi Roger, la palla che batte addosso, abbiamo tratto il replay perché è una cosa oscena. Allora dentro Diamanti per Tider, Diamanti, rischia veramente tanto il Cagliari che non riesce proprio a ribattere nulla. Qui a Velar, il cross all'indietro, il colpo di testa centrale facile per Agliardi, non ci riesce proprio. Che ancora Lewandowski è entrato per cercare di risollevare la squadra, c'è Seppellini dentro, buona giocata per Guidetti, parata ancora, poi pallone dentro, l'errore, Seppellini all'82esimo riapre la partita. Vediamo un po', attenzione invece di attaccare il Cagliari, il Bologna in contropiede con Kone, la parata e poi la mischia e Del Fabbro che l'allontana, ma è finita. Il Bologna sconfitta qui, ultimo, batte 2-1 il Cagliari. Purtroppo abbiamo purtroppo abbiamo dovuto mettere le riserve perché la partita dopo è troppo importante contro il Benfica fuori casa e abbiamo azzardato. Col Siena ci ha detto bene, col Bologna ci ha detto male, ci rifaremo nelle prossime partite. Il campionato è ancora lungo, nel frattempo Ariato ci ha chiesto il contratto, noi glielo abbiamo prolungato, gentilmente prolungato. L'importante è andare avanti in Champions, perché se si rimane comunque sotto di 1-2 punti con la Juventus o con l'Inter ci si può ancora giocare. Mancano ancora gli scontri diretti. Ma sì, c'è ancora tanto da fare, quindi qualche punto si può perdere. L'importante è andare avanti in Champions. Quindi ragazzi, anche per oggi il video è finito. Vi rimandiamo al prossimo video con le super sfide di Champions League con l'ex ragazzi al Benfica. Quindi lasciate mi piace, commentate tutti sulla nuova approdo in finale di Coppa Italia e passate sulla pagina Facebook. Un saluto da tutti, bella!